Spettacolo vero per l'edizione 2022, la 27esima della Triathlon Internazionale di Mergozzo. Più di 200 gli atleti che hanno preso parte alla competizione organizzata in maniera impeccabile da Dimensione Sport. Una macchina ormai rodata con le direttive del presidente Giampiero Sblendorio e con l'aiuto fondamentale dei tanti volontari impegnati su tutto il percorso. La classica, peraltro, funge da sempre da cassa di risonanza per atleti top e il favorito della vigilia, il bresciano Matteo Montanari, non ha tradito le attese. L'atleta del team Licos ha chiuso in 3 ore 49.05, precedendo il piemontese Alberto Nardin ed il transalpino Jeremy Baudy. Ma per lui non è stato facile. Dopo il dominio nella frazione di nuoto, anche per le sue qualità in una disciplina che lo ha visto ai vertici da giovane, Montanari è stato raggiunto nella frazione in bicicletta da Nardin, che a sua volta vanta un passato all'Androni Giocattoli. Nell'ultima frazione però Montanari ha messo le cose in chiaro con lo strappo decisivo che lo ha portato al traguardo con un vantaggio tutto sommato rassicurante. Ora per lui l'obiettivo sono gli europei di Bilbao a fine settembre dove cercherà di essere protagonista. In campo femminile è successo per la trentina del Dolo Team Arianna Valenti che ha chiuso in 4 ore 36 minuti e 56 secondi precedendo Lilli Gemmini e la portacolori del Liechtenstein Nicole Klinger. La staffetta è stata vinta dal team Licos. Nella prova relay ha vinto il terzetto composto da Grisoni, Gnocchi e Turotti davanti a Rigoli, Bionda e Melloni. Siamo molto soddisfatti, le parole del presidente di Dimensione Sport, Giampiero Sblendorio, perché tutto è andato per il verso giusto. Il livello tecnico è stato davvero elevato e tutto ha funzionato al meglio grazie anche al fondamentale contributo dei volontari. Un grazie alle istituzioni, agli sponsor e alla Fondazione Comunitaria del Verbano Cuseossola.